Armavirumque cano, narro delle armi, quindi della guerra, e dell'uomo. Così scriveva il poeta Virgilio nel prologo dell'Eneide. E così anche Mantova, Palazzo Te, Mantova la città d'origine di Virgilio, vuole ricordare Virgilio come uomo e quindi sottolineare l'importanza della sua figura attraverso un'interessante mostra dove si può vedere l'immagine di Virgilio e il suo volto. Siamo in compagnia del sindaco di Mantova, il dottor Nicola Sodano. Signor sindaco, ma chi era Virgilio? Beh, Virgilio è il poeta simbolo della mantovanità, il poeta che noi abbiamo voluto onorare nell'ambito del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, perché è il poeta che fin dai tempi della romanità ha cantato e quindi ha decantato le lodi con i suoi versi dell'Italia, ancor prima che questa potesse trovare un proprio compimento nel percorso poi risorgimentale. Quindi questo periodo ottobre è un periodo importante perché Virgilio appunto è nato il 15 di ottobre e voi avete voluto ricreare un percorso all'interno del territorio mantovano appunto dedicato a questo grande poeta. Sì, prendendo spunto dal fatto che il 15 di ottobre è il compleanno di Virgilio, abbiamo messo in rete le diverse strutture, associazioni e presenze culturali della città di Mantova che attorno al nome di Virgilio organizzano la loro attività per delle celebrazioni un po' particolari. Le celebrazioni vanno sotto il nome di onori a Virgilio, quindi onori al plurale a Virgilio, proprio in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, proprio perché, come le dicevo, Virgilio e 150° dell'Unità d'Italia sono due concetti che abbiamo voluto riprendere proprio per chiudere una riflessione sul senso della nazione, sul senso della patria. E come si sviluppa questo itinerario? Beh, noi abbiamo pensato non solo a un itinerario, ma a un insieme di iniziative che si realizza appunto con questo itinerario virgiliano, con una mostra importante organizzata dal Centro Internazionale d'Arte di Palazzo Te, con l'assegnazione a un premio Nobel della letteratura del premio Virgilio da parte dell'Accademia Nazionale Virgiliana e a tutto un insieme di iniziative teatrali, musicali, reading, dibattiti a seguito di documentari inediti che sono stati presentati. L'itinerario virgiliano è un percorso che vuole evidenziare sul territorio mantovano e anche su un territorio limitrofo, il territorio di Virgilio, proprio il comune di Virgilio, l'antica Andes e quindi località Pietole, quindi a Mantova, a Pietole e in altri posti della nostra provincia abbiamo messo in evidenza alcune emergenze architettoniche, alcuni segni che si richiamano al nome di Virgilio con un itinerario previa la posizione di targhe che quindi rimarranno presenti sul territorio anche dopo le celebrazioni virgiliane che si concluderanno l'8 di gennaio. Vi è una brochure che abbiamo predisposto che quindi rimarrà a disposizione di chi verrà a Mantova e vorrà studiare, verificare, esplorare tutti questi posti che si richiamano a Virgilio. La mostra organizzata dal Centro Internazionale d'Arte di Palazzo Te, dal titolo Virgilio, volti e immagini del poeta, è una mostra prodotta in proprio dal centro in collaborazione con il Museo del Bardo di Tunisi. È una mostra che monograficamente si focalizza sul tema del volto di Virgilio, perché è stato un tema, diciamo così, esplorato nei secoli e si è sempre infranto sulla incapacità di riuscire a redigere un profilo convincente del suo volto. Infatti nei secoli Virgilio ha avuto delle rappresentazioni di diverso tipo
La mostra è la prima al mondo monografica sul tema di Virgilio. È una mostra che ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica, che si realizza grazie agli interventi di molti sponsor privati. Oggi è la condizione sine qua non per poter realizzare mostre di questo tipo in tempi caratterizzati dal tagli alla cultura e tagli ai comuni. Ed è una mostra che si realizza, diciamo così, con la collaborazione dell'ambasciata italiana e la collaborazione del Ministero della Cultura tunisina. E quindi sempre grazie a queste collaborazioni che avvengono le manifestazioni migliori. Certo, nel caso specifico mi piace sottolineare il fatto che questa mostra, che durerà fino all'8 di gennaio, poi si sposterà e traslocherà al Bardo di Tunisi nel mese di marzo, in occasione proprio della inaugurazione del nuovo museo di Tunisi, che è oggetto, mentre parliamo, di una grossa ristrutturazione e di un grosso anche ampliamento a seguito di un importante finanziamento della Banca Mondiale. Il curatore della mostra, che ha appunto curato nel dettaglio questa mostra, è Vincenzo Farinella. Certo, è uno storico dell'arte, archeologo, membro del Comitato Scientifico del Centro Internazionale d'Arte di Palazzo Te. E Vincenzo Farinella non solo ha curato questa mostra, ma ha curato anche il materiale che si presta per un uso didattico. E quindi in una mostra così importante, in un luogo così particolare, vi è anche la presenza di momenti multimediali che permettono un approfondimento dei temi che vengono toccati in questa mostra. Alle nostre spalle un mosaico che viene direttamente da Tunisi e sarà per la unica volta e la prima volta in Italia, Virgilio tra le muse. Beh, questo mosaico è il pezzo forte della mostra, è il pezzo che, come lei ha detto, arriva direttamente da Tunisi, è custodito nel Museo del Bardo. È la prima volta che esce da Tunisi, il Museo di Tunisi non l'ha mai prestato anche a musei prestigiosi, è stata anche la corte del Museo del Louvre, che non è mai riuscita a centrare l'obiettivo di averlo esposto nelle proprie sale. Arriva in Italia per la prima volta, quindi per la prima volta esce dall'Africa e anche per l'ultima volta, perché poi sarà riposizionato al Museo di Tunisi, e questo mosaico è proprio l'icona del grande Museo del Bardo, che contiene migliaia e migliaia di importanti mosaici. È un mosaico romano del III secolo e ritrae Virgilio fra le due muse. L'originalità è rappresentata dal fatto che in maniera inequivocabile ritrae Virgilio, perché fra le sue mani vi è un momento del suo componimento. E la cosa che è più interessante è che, secondo gli storici, la raffigurazione qui di Virgilio è probabile che sia quella veritiera. È un mosaico che è sicuramente posizionato al centro di un ampio locale. Noi lo vediamo come se fosse un quadro, però dobbiamo immaginare questi capolavori dovevano essere visti solo camminandoci sopra, ecco. Come possiamo vedere, in questa stessa sala vi è una raffigurazione di Virgilio con questo mosaico, e vi è anche alla mia sinistra una rappresentazione marmorea di un Virgilio diverso. Ecco, qui appunto vediamo un'altra rappresentazione di Virgilio con un altro tema che viene sviluppato all'interno della mostra, cioè la raffigurazione di Virgilio anche attraverso statue. Questa è una raffigurazione medievale del XIII secolo che raffigura un Virgilio barbuto, quindi ovviamente molto diverso dal Virgilio quasi con sembianze da agricoltore presente invece nel mosaico di Tunisi.
volto di Virgilio è stato anche raffigurato su delle monete. Sì, qui c'è un altro segmento significativo e importante della mostra, cioè una raccolta di monete di un arco temporale molto vasto. La caratteristica che unisce queste monete è la rappresentazione del volto di Virgilio in diversi modi nel tempo. Ecco, qui questa è la prova più lampante di come il volto di Virgilio sia sempre stato raffigurato in maniera diversa, però testimonia come col passare del tempo l'icona Virgilio sia sempre rimasta importante punto di riferimento anche per coloro che dovevano produrre le monete. Anche perché il periodo va dal 1150 al 1510, quindi un vasto periodo, tanti secoli. Esattamente. E alle nostre spalle un altro dipinto che raffigura Virgilio. Questo brano di affresco è conservato nel Palazzo San Sebastiano, che è il museo della città. Nell'organizzare questa mostra, il nostro curatore ha appurato che le fattezze di questo affresco erano parte, diciamo così, di un disegno che raffigurava un affresco molto più importante e molto più vasto. Quindi qui c'è la prova documentale che questo brano di affresco che siamo riusciti a conservare, che è arrivato sino ai nostri giorni, possa essere presumibilmente una raffigurazione del volto di Virgilio. Possiamo vedere come in questa rappresentazione le fattezze di Virgilio sono molto diverse sia da quelle del mosaico sia da quelle delle rappresentazioni marmoree. Sembrano quasi più eleganti, quindi come per dare della grazia a Virgilio. Beh, diciamo che ogni tempo ritrae, diciamo così, il Virgilio che immagina secondo i canoni artistici del tempo. In questa sala vengono proposte delle tele più recenti. Sì, questa è una sala che raccoglie importanti quadri, naturalmente da alcuni quadri che si ispirano alla Divina Commedia, e quindi molto famoso è questo grande quadro alle nostre spalle che ritrae Virgilio che con fare amorevole accompagna Dante verso le porte dell'inferno. E altri quadri sempre riconducibili alla poetica di Virgilio con la morte di Didone. Però molto interessante sono questi piccoli quadri che abbiamo in questo piccolo ambiente che è stato costruito dal curatore della mostra, che vuole raccogliere quei quadri che affrontano il tema della tomba di Virgilio. Il tema della tomba di Virgilio, che è sempre stata cercata, però mai è stata scoperta veramente, rimane, diciamo così, un aspetto anche misterioso. Il tema del mistero della tomba di Virgilio è un tema che viene esplorato con questi quadri e rimane però questo alone di mistero. Quasi per far voler sopravvivere per sempre Virgilio. Quasi per voler sottolineare che molte cose ci sono ancora da scoprire su Virgilio e sulle tematiche aperte dagli studiosi su questo poeta. Alle spalle possiamo vedere dei bozzetti dedicati al monumento a Virgilio. Sì, questa statua racchiude un po' gli studi e i tentativi che si sono svolti anche nella città di Mantova per dedicare un monumento a Virgilio. Quindi abbiamo alcuni calchi che, diciamo così, racchiudono proposte di monumento che poi non sono state realizzate. È stato realizzato invece il calco in bronzo che noi vediamo alle nostre spalle, e poi c'è una raccolta di disegni che racchiude alcuni progetti di monumento a Virgilio che nel tempo si sono succeduti. Invito quindi i telespettatori a venire a Mantova
venire a Mantova per vedere questa mostra che rimarrà aperta sino all'8 di gennaio. Vi sarà la possibilità nel contempo anche di visitare il percorso delle emergenze e delle presenze virgiliane.